Sindaco, è la prima volta di questa, diciamo, manifestazione da sindaco, altre volte lo ha onorato da cittadino e da politico. Ecco, che cosa vuol dire stare qui al 25 anni dalla morte di D'Andras? Sì, una particolare emozione, anche perché quest'anno il 25esimo è stato organizzato grazie, diciamo, all'impegno dell'ASES e di Zammara, con delle presenze importanti, cercando di coinvolgere tutta la città. Sono contento perché si è riusciti, siamo nel nostro piccolo, anche come amministrazione abbiamo cercato il nostro supporto, siamo riusciti ad onorare al meglio la figura di Nicola D'Andras, e lo faremo, credo, da quello che sto dicendo anche in questi due giorni, se continueremo a mantenere viva la memoria di D'Andras con una serie di azioni che stiamo concordando insieme all'ASES e che nei prossimi mesi cercheremo anche di attuare qua a Scordia. Questa è una piazza che ci ricorda che ancora c'è un delitto, come dire, incompleto dal punto di vista della giurisprudenza, perché ancora non ci sono né mandanti né esecutori. Sì, questo attiene al piano giudiziario e aspettiamo ovviamente le indagini. Come sa, gli omicidi non cadono mai in prescrizione, quindi è sempre possibile in ogni caso poter agire nei confronti degli esecutori. Tuttavia, al di là dell'aspetto giudiziario, credo che sia invece importante mantenerne viva assolutamente la memoria, non dimenticarlo. Oggi abbiamo tanti ragazzi con tante parole d'ordine come legalità, come quella della memoria, del coraggio, della commemorazione. Ecco, noi intanto come società civile, parte politica, puntiamo su questo, speriamo ovviamente che gli organi giudiziari possano quanto prima e al più presto fare anche luce su questo omicidio. Presidente del Consiglio, vedere questi bambini partecipare significa anche una responsabilità da parte vostra, perché lascerete questa città a questi ragazzi? Sì, è una cosa che ci rincuora veramente, la partecipazione di tanti bambini. Già stamattina al Cine Metropol, nella prima parte di questa manifestazione, c'è stata una grande partecipazione dalle scuole. Naturalmente il futuro è nei bambini, bisogna fin da piccoli inculcare la mentalità della legalità, del rispetto, e quindi crescere con questa mentalità deve essere l'obiettivo delle scuole e l'obiettivo dell'amministrazione, quella di dare appunto segnali positivi verso questo senso.